Ciao a tutti ragazzi, io sono The Player e bentornati sul mio canale. Come potete vedere, la partita di oggi è praticamente la partita più importante di tutto l'anno, ovvero sia il derby contro l'Inter. Teoricamente oggi dovremmo giocare in trasferta, ma lo stadio è sempre il San Siro, per cui praticamente è come se giocassimo in casa. L'unica piccola differenza, mentre qui intanto vedete il confronto fra i due attaccanti, Bach e Palacio, dicevo l'unica differenza è praticamente nella divisione dello stadio, in cui la maggior parte dello spazio era riservato per i tifosi nero-azzurri, mentre invece i nostri tifosi rosso-neri dovranno accontentarsi di andare nel praticamente settore ospiti. Questa è la formazione dell'Inter che ci affronterà quest'oggi, mentre invece noi abbiamo schierato più o meno la formazione tipo con Bacca, El Shaarawy, Onda, Bonaventura, Koulibaly e tutti gli altri, compreso Miralem Pjanic, dopo un amaro esordio in cui ha giocato anche bene, ma se n'è comunque tornato a casa con una sconfitta contro l'Empoli, quindi vediamo immediatamente di rifarci. Sarà quindi l'Inter a battere l'inizio di questa partita. Subito Kondogbia a centrocampo, bravissimo Bonaventura a recuperare palla. Cerca e trova El Shaarawy. Jesus lo chiude subito però. Alonso per El Shaarawy. Montoya aggressivissimo, va a recuperare bene questa palla. Mi pare che Alonso si sia anche staccato dalla sua posizione. Infatti Palacio, mamma mia quanto è veloce. Il cross in mezzo è buono, Romagnoli di testa. E Romagnoli ha spazzato in modo rischioso perché verso la sua area di rigore. Lopez con il pugno. Bacca non riesce ad intercettare questo passaggio, allora è ancora Inter possesso di palla. Palacio! Ma che gol che ha fatto Palacio! Incredibile, 1-0 dell'Inter! Da non crederci! Cioè, ci ho messo del tempo anche io per realizzare che Palacio ha fatto questo gol straordinario. Stop di petto e tiro al volo, ma guardate dove si è andata ad insaccare la palla. Veramente imparabile il tiro di Palacio. E allora inizia subito con il botto questo derby, grazie a Rodrigo Palacio. Dai, vediamo subito di rifarci con El Shaarawy. Benissimo in mezzo a due. Ancora El Shaarawy con Kondogbia, bravo però, raddoppia la marcatura e recupera il pallone. La laterale resta nostra però, pacca per Alonso, viene chiuso. Lo stesso Alonso però ha fatto un errore madornale prima, lasciando tutta la fascia pressoché smarcata. El Shaarawy molto bene, buona la palla nello spazio. E Carlos Bacca, è un bomberone, Bacca il tiro, la palla rimane lì, Handanovic spazza via la difesa dell'Inter. Buona di testa, El Shaarawy ancora. Teniamo vivo il possesso. El Shaarawy chiuso. Mamma mia quanto sono decisi quello dell'Inter. Si vede che sentono anche loro questo derby. E adesso Jovetic taglia tutto il campo e se ne va poi sulla fascia sinistra. O destra insomma, dipende dai punti di vista. Koulibaly chiude bene la palla. Adesso va per Bertolacci. Ci può essere il break di Bertolacci. Allarga bene sulla fascia. Bacca e Miranda però, il centrale dell'Inter, si fa rispettare. Buona anche il pallonetto per Montoya. E ancora una volta è Koulibaly a dover andare a chiudere dove manca la copertura di Alonso. Ecco Montoya per Kondogbia, la riesce a prendere, l'aggancia, il cross in mezzo è buono sul secondo palo. Jovetic la prende. Si rimane lì, Lopez la salva. Scandalosa difesa del Milan fino a questo momento. O la salvano. E Bertolacci, fatti i cazzi tuoi però, eh. Bertolacci regala l'ennesimo tiro dalla bandierina all'Inter. Sul secondo palo di testa. Buona, El Shaarawy vede il taglio di Bonaventura e lo serve. Ancora Bonaventura, chiuso da due però. Si recupera il calcio d'angolo però, dai così. Onda buono il cross, esce Handanovic con i pugni sul secondo palo. Palla che va in rimessa laterale direttamente, ancora per noi, quindi si rimane in fase offensiva. Buona Bonaventura, chiuso immediatamente da Gary Medel, mastino del centrocampo. Attenzione, è fantastica la palla per Palacio, ancora Palacio.
Deve uscire Lopez! Mamma mia, ragazzi, che salvataggio di Lopez! Urge veramente un cambiamento a difesa qui perché è troppo scandalosa la nostra difesa. Andiamo di contropiede adesso. El Shaarawy. Ci sono delle lande proprio deserte. Ancora El Shaarawy, pessimo il passaggio. Cosa cazzo fai, El Shaarawy? Di esterno, ma perché? Giocata incomprensibile di El Shaarawy. Pessimo primo tempo del Milan. Bacca in qualche modo. Bertolacci, Bertolacci, Miranda lo ferma ancora una volta. La difesa dell'Inter è praticamente l'opposto della nostra, perfetta. Medel sulla fascia, Alonso ancora deve fare un intervento difensivo, cioè, gli ho detto tutto. Oh, Pjanic tocca una palla. Alonso, bene per El Shaarawy. El Shaarawy cerca e trova Bonaventura. Si riesce ad accentrare. Bonaventura il tiro, Bonaventura pareggia. Devo essere sincero, non ci credevo nemmeno io in questo sinistro incrociato di Bonaventura. Invece probabilmente Miranda ha tratto in inganno Handanovic che non si è lanciato, non si è lanciato al meglio. E questo però è un gran gol comunque di Bonaventura, ragazzi. Bonaventura risponde a Palacio. Solo grandi gol in questa partita. Ora Inter in confusione, sbaglia il passaggio. Gol importantissimo per il momento in cui avviene. E di nuovo El Shaarawy, è sempre smarcato su questa fascia. Se riuscisse a fare la differenza sarebbe una grandissima cosa. E adesso prova a farlo. Ancora El Shaarawy, il tiro al palo! Il palo! Sulla fine del primo tempo El Shaarawy colpisce il palo, incredibile! Da non crederci! Stava per ribaltare la partita il Milan. C'è ancora tempo per Koulibaly che recupera palla. E no, no, la fischia è finita, ragazzi. Si va negli spogliatoi sull'1-1. Direi sinceramente un Inter migliore del Milan. Ma comunque siamo riusciti a pareggiare grazie a un gran gol, un gran sinistro di Giacomo Bonaventura, che ha pareggiato il gol di quest'uomo qui. E c'è una sostituzione per l'Inter, Felipe Melo entra al posto di Kondogbia, ma anche noi sostituiamo Marcos Alonso che ha fatto una fase difensiva veramente pessima e al suo posto entra Mattia De Sciglio, non proprio un terzino sinistro, ma più o meno adattandosi lo può fare. Speriamo riesca veramente a fare meglio rispetto al nostro neoacquisto, perché quest'ultimo si è comportato veramente male. Buona palla per Onda. Onda, buono il dribbling in mezzo a due, ancora lui, rinviene su di lui Telles che recupera un grandissimo pallone. Onda aveva sottovalutato il recupero di Telles, invece eccolo che arriva e si gioca di nuovo sempre su quella fascia. Oh, stavolta è fallo? Eh sì, è fallo, stavolta c'è il fallo di Telles. 33 metri, posizione difficile ragazzi, ma io sono pazzo e la tiro. E in effetti ho fatto male. Un cross in mezzo sarebbe stato probabilmente decisamente meglio rispetto a questo tentativo dalla distanza, che non ha assolutamente impensierito l'Inter. Buono il cross, mamma mia! Brozovic, come si era inserito bene Lopez. Ecco, De Sciglio, credo sia anche il suo primo pallone toccato, e anche perso. Che è stato proprio l'altro ne è entrato, Felipe Melo, a rubargli la palla. Un altro buon cross, mamma mia ragazzi, si rischia troppo. Certo che Palacio la sta facendo da padrone fino a questo momento, fa tutto quello che vuole. Ecco, capitano Abate, protagonista di un primo tempo non eccezionale. In qualche modo il Milan. Carlos Bacca però da quella posizione può fare veramente poco per i suoi. Buonissima Abate, di nuovo per Bacca, spintonato Abate! Brozovic, adesso l'Inter si destreggia bene, bravissima Abate, andare indietro, Bertolacci, alza questo campanile, Guarini prende palla a centrocampo, non lasciamo spazio a Guarini perché ha un grandissimo tiro, ancora Melo. Medel, grandissima la palla recuperata, Bonaventura fortunato anche sul rimpallo, ma niente. Palla troppo lunga. Anche Bacca si impegna a cercare di recuperare il pallone.
L'Inter però c'ha un controllo palla eccezionale, veramente non la perdono mai. Bertolacci però, che palla che recupera Bertolacci, importantissima. Prova direttamente per Bacca. Buona comunque l'idea. Oh mamma mia, Onda. Palacio in qualche modo la mette giù. Ancora Onda che combatte. Tejes, Onda. Rimessa con le mani per l'Inter. Guarin. Bene l'Inter. Montoya. La girano bene. Montoya contro il Shaarawy. L'allenatore della squadra di calcio Veramente sta per importante come anche i fare nostri partire attaccanti si questa impegnino a preoccupazione. difendere, attenzione. Autostrada di Passaggio protezione. filtrante troppo lungo, per fortuna. Esterno. Il passaggio per Onda. Onda riesce a passare in mezzo a due. Onda il mancino. Non va, pessimo questo mancino. Ah, ci sarà calcio d'angolo però. Prima però vorrei fare una sostituzione. E purtroppo Pjanic non ha disputato una buona partita. Anche se dovrebbe essere abituato a giocare derby così importanti, giocando lui nella Roma contro la Lazio, però a quanto pare forse subisce la troppa pressione di partite del genere. E allora mettiamo in campo il più provato Kučka, che ha avuto la possibilità di giocarsi tutta la preparazione estiva con noi. Onda, buono il cross. Di nuovo Onda. Di nuovo Onda. Melo lo chiude all'ultimo, proprio quando nella testa del giapponese stava bazzicando l'idea di scaricare il tiro. Montoya cambia il gioco. Bonaventura recupera tutto però, perché questa apertura era fatta molto molto male. Ancora Bonaventura. Tejes, bravissimo ragazzi, come giocano a difesa quelli dell'Inter. Straordinari veramente. E poi qui anche fortunati però. Medel la fa passare per Jovetic. Koulibaly dice di no e l'arbitro dice che è fallo però, ma che cazzo. Intanto è entrato Icardi per... ma che cazzo è lì ragazzi? Vogliono fischiare questi falli sì o no? E poi sbaglio, porca puttana. Vedi, mi sono distratto per vedere cosa cazzo stesse succedendo lì e ho finito per sbagliare il passaggio. Dai Abate, dai capitano Abate su Jovetic, ce lo possiamo chiudere. Bene di testa, niente da fare. O sarà angolo però, cazzo, io speravo in fondo. Questi calci d'angolo all'ultimo sono Senza molto proprio il pericolosi. portiere. Benissimo Lopez però. Va coi piedi. Ecco Honda. Chi trova? C'è De Sciglio. Che fresco. Poi Bonaventura. È contro Medel però. È che è un cagnaccio. Non lo lascerà mai libero di fare quello che vuole. La chiusura di Montoya. Che rischio di Montoya. Sfuma quindi l'ultima azione del Milan, non ci sono stati gol in questo secondo tempo, ma partita comunque davvero molto molto emozionante come di solito capita nei derby. E quindi nonostante i quattro tiri ne ha messo a segno uno solo il capitano dell'Inter per questa partita, Rodrigo Palacio, che a mio avviso credo sarà anche premiato come migliore in campo, tutto sommato i giocatori dell'Inter sembrano essere soddisfatti di aver portato a casa questo pareggio. Sinceramente un po' di meno noi, perché partita così importante avrei sperato più in una vittoria. E allora ragazzi, come al nostro solito, andiamo a vedere i voti dei nostri giocatori in questa partita, che non sono per niente entusiasmati, soprattutto quel 5,7 di Onda è veramente veramente preoccupante. Lui che era stato veramente l'uomo decisivo nella preparazione estiva del Milan, adesso invece ci sta venendo meno e probabilmente anche per questo i nostri risultati sono meno positivi. Come è giusto che sia, il titolo di MVP della partita è stato assegnato a Rodrigo Palacio, che ha fatto veramente un gol straordinario. Anche i difensori dell'Inter comunque si sono comportati molto bene, Juan Jesus a parte, grandissimo Montoya che ha salvato quell'ultima azione, ma bravissimo anche Tejes, che infatti sono sorpreso abbia preso solamente 6,1. E va bene, non ci resta che andare avanti nel nostro campionato e cercare di fare quanti più punti possibili, perché sarebbe buono non allontanarci troppo dalla testa della classifica. A questo punto non mi rimane altro da fare se non invitarvi a lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto, ma anche un commento con le vostre impressioni su questo derby e secondo voi chi è stato il migliore in campo? Se vi va, raggiungetemi anche sulla pagina Facebook, della quale vi lascerò il link in descrizione, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Per oggi è tutto, noi ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti ragazzi!